fai una bella vellutata? No, non vi faccio nessuna vellutata. Oggi sono andato al mercato e ho trovato questa bella zucca mantovana, vi preparo un bel piatto autunnale. Oggi faremo tappa a Mantova, in Lombardia, e vi preparo i tortelli di zucca mantovani. Partiamo dalla pasta, seguiremo la ricetta antica delle nonne, quindi senza fronzoli, senza tuorli, senza albumi, senza pastorizzazione, 300 g di farina 00 e 3 uova intere. Poi, invece per la farcia, zucca mantovana, amaretti, mostarda di frutta, in questo caso abbiamo scelto le pere, parmigiano reggiano e olio, sale e pepe QB. Come prima cosa, ovviamente essendo la cosa più lunga, dovremo preparare la farcia. Il metodo migliore per cuocere la zucca è al forno, in modo che perda tutta l'acqua. Invece di tagliarla a pezzettoni, io la taglio direttamente a metà e leviamo i semi della zucca. La caratteristica della zucca mantovana è la dolcezza. Quindi la dolcezza della zucca andrà a contrastare col sapido del parmigiano e creerà questo umami, questo contrasto di sapore perfetto poi all'interno del tortello. Una volta pulita la zucca, la condiamo con un goccino d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. Andiamo a rimettere il cappello della zucca in modo che faccia da camera di vapore all'incirca un'oretta a 210 gradi. Quindi adesso liberiamo il bancone e partiamo con la fontana, farina e uova. Farina, facciamo la classica fontana. Io all'impasto aggiungo un goccio d'olio e un pizzico di sale, ovviamente. Diciamo poi un goccio d'olio fa sempre bene, quindi. Con le dita andiamo a rompere le uova, i rossi, allarghiamo le uova verso la farina e andiamo ad impastare. E lavorate la farina energicamente. Bastano le mani, darà il calore necessario all'impasto per potersi uniformare. Quando avrà una maglia omogenea sarà pronta. L'importante è non scaldarla troppo. Secondo me la nonna di Mantova c'ha lo stesso bicipite mio. Puliamo il bancone con un movimento sinossi. Possiamo fare una palletta, coprirla con un canovaccio e lasciarla riposare per un'ora in un luogo fresco. Una volta che la zucca è pronta, la spolpiamo. E ora con uno schiacciapatate passiamo la zucca. Questa è la consistenza che deve avere, quindi non deve essere una vellutata. 150 g di parmigiano reggiano, 100 g di amaretti sbriciolati grossolanamente, 50 g di frutta mantovana, mostarda mantovana. Adesso vi spiego rapidamente il procedimento per poter fare la mostarda mantovana a casa. Vi serve dell'acqua, dello zucchero, della frutta e un olio essenziale di senape. Preparate uno sciroppo di acqua e zucchero con la proporzione di 1 a 1. Quando è arrivato a bollore, levate dal fuoco e aggiungete su un litro d'acqua in chilo di zucchero una quindicina di gocce di essenza di senape. Una volta riposato lo sciroppo, aggiungete al suo interno la frutta, fatela cuocere per un paio d'ore a fuoco lentissimo e poi fatela riposare un paio d'ore. Se state a Mantova, andate al supermercato e la comprate. Prendiamo 50 g di frutta mantovana, anche questo è un taglio poco professionale. Una volta che è stato tutto pesato, condito all'interno della vostra ciotola a casa, incominciate a mescolare il tutto. Una generosa manciata di pepe, assaggiate più di una volta, non è facile trovare l'equilibrio in questa ricetta. Ma ha detto bene, se fossi una nonna mantovana lascerei l'impasto riposare per almeno 24 ore coccolandolo. Noi lo lasciamo riposare un paio d'ore perché è importante che i sapori si assestino e si amalgamino bene. Riassaggiatelo comunque fra due ore perché potrebbe cambiare qualcosa. Una volta che il vostro impasto ha riposato un paio d'ore, lo leviamo dal canovaccio. Adesso qui ci sono due modi. Uno è il metodo del mattarello, oppure c'è un'antichissima macchina che vi aiuterà a stendere la pasta. Vi tenete un po' di farina e incominciamo a stendere l'impasto e tagliate una striscia di pasta. L'impasto che rimane, copritelo. Il mio morsetto umano sarà Pippo. Belle braccia da nonna mantovana. Regoliamo lo spessore. Inizialmente facciamo un paio di passaggi con l'altezza più alta della macchinetta. Quando vedete che la pasta incomincia ad avere un'omogeneità, possiamo passare a stringere. Tutto a posto. Pippo, ci stai? Allora dobbiamo raggiungere piano piano lo spessore minimo. L'importante è non passare da uno spessore troppo alto a uno troppo basso subito. Siamo allo spessore perfetto.
possiamo smontare la macchina del demonio, sì. Una volta levata la farina in eccesso, prendiamo il ripieno. Una cosa molto importante, il ripieno non deve essere caldo. Si formerà del vapore all'interno del raviolo, del tortello, del cappellaccio e in cottura esplode. Quindi, ripieno freddo e andate a posizionarlo sul centro della striscia di pasta. E ne metti un bel po'. Il ripieno si deve sentire. Prendete un po' d'acqua fredda e con le vostre dita bagnate la pasta, così quando andrete a ripiegarla sarà più semplice chiudere il tortello. Andiamo a chiudere i tortelli. Non ci deve essere aria all'interno del tortello. Andate a lavorare col palmo della mano, anzi col dorso della mano. Poi prendiamo una rotella e cominciamo a levare i bordi dei tortelli e poi con un movimento secco e diretto andiamo a tagliare i tortelli. Assicuratevi che siano ben chiusi. Questa è la forma che devono avere i tortelli. Devono essere pesanti. Pensate che a Mantova solitamente una porzione sono 5 o 6 tortelli, quindi secondo me siamo sui 60-70 grammi a tortello. Mettiamo sull'acqua e andiamo a bollirli. Altro passaggio fondamentale, quando cuocete i tortelli o in generale una pasta ripiena, l'acqua non deve bollire in maniera troppo forte, fatela sobbollire. Quindi una volta arrivata a bollore, abbassate leggermente. Intanto, mentre i tortelli cuociono, 4-5 minuti, andiamo a preparare il sugo d'accompagnamento. La ricetta classica è burro e salvia. Padella non troppo calda, mettiamo un assaggino di burro, una nocciolina di burro e delle foglie di salvia all'interno. Fate sciogliere dolcemente il burro. Passati 5 minuti controllate la cottura del tortello e pizzicare gli angoli del tortello. Una volta che li sentite morbidi, tuffate i tortelli nel burro fuso con la salvia. Pensate che la ricetta dei tortelli mantovani risale alla prima metà del 1500. Nascono nella corte dei Gonzaga e poi per varie vicissitudini storiche vengono tramandati un po' in tutta l'Italia. Come vedete il burro sta legando con l'acqua e l'amido della pasta, creando una salsa. Mi raccomando, un'altra accortezza, non giratevi, non stressateli, siate dolci con i tortelli perché si spaccano immediatamente. Questo è il rumore perfetto. Come facevano le nonne, un pizzico di parmigiano alla base del piatto. Quindi finiremo con un'altra manciata di parmigiano reggiano e questi sono i tortelli di zucca mantovani. Ciao, è la prima volta che faccio l'assaggiatore su Cucina da Uomini. Marco. Sei di origine mantovana? Sì, ho sangue mantovano. Non si capisce bene, dovrei mangiarne un altro. Mantova prova. Buoni. Seguiteci su YouTube, su Instagram, su Facebook, sul canale Cucina da Uomini. Qui sotto potete trovare il link dove potete cercare e trovare i vari ingredienti e attrezzature che abbiamo usato per la ricetta di tortelli mantovani e magari una sfogliatrice che non sia del 15-18. Alla prossima ricetta. Buone. Ma questi tocca farne in centinaio.